19 live a beneficio di quanti si ponessero davanti ai teleschermi soltanto adesso. Questo è lo speciale che dedichiamo alla scuola, alle problematiche della scuola e alle criticità in questo momento particolare in vista della prossima riapertura che avverrà giorno 8 per le scuole superiori, anche se già le scuole medie sono rientrate, almeno credo quelle fino alla prima media. Adesso mi diranno Daniela Crimi e il professore Pecoraro, che sono sicuramente, oltre che dirigenti scolastici, sono anche più informati. Daniela. Sì, noi rientreremo lunedì prossimo. Sono rientrate le scuole medie a pieno regime, perché sono rientrate anche le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. E invece la scuola superiore, cioè la scuola secondaria di secondo grado, rientrerà lunedì prossimo. Volevo fare una domanda provocatoria a Vito. Vito, sei pronto? Ti stai preparando? Cosa ti manca ancora? Ah, come quando andavo all'università, forse dovevamo soltanto ripassare, perché siamo pronti da agosto. Daniela, che ne pensi? Che abbiamo lavorato tutta l'estate per questo. Quindi da questo punto di vista noi rassicuriamo tutti e tutte, anche l'assessorato. Noi ringraziamo l'assessorato del fatto che uno dei motivi per cui la scuola superiore rientri dopo è per darci la possibilità di organizzarci. Magari sarà anche opportuno, però devo dire che noi a settembre abbiamo iniziato seguendo tutti i dettami dei DPCM e delle ordinanze regionali, e quindi possiamo soltanto ripassare in questa settimana, perché per lunedì saremo pronti come eravamo pronti per tornare anche dal rientro dalle vacanze. Ti ho risposto, la tua risposta sarebbe stata uguale, io penso, no Daniele? Però vi posso dare il termometro dei nostri telespettatori. Allora, non è che tutti sono così contenti, perché le preoccupazioni per lo più di tutti i post che ci stanno arrivando sono sempre relative ai trasporti. Voi avete avuto delle comunicazioni, sembra, perché poi se voi ci avete delle prove che possano attestare questo, noi ne saremo felici, perché se oggi facciamo tutta una puntata positiva io sono contento, non la facevo praticamente dal lockdown. Mi date notizie sui trasporti, che è la maggiore preoccupazione, oltre quello dell'assembramento esterno alle scuole quando ci sarà l'ingresso? Perché ovviamente per i piccoli, lì sicuramente c'è una regolamentazione quasi naturale, ma per i grandicelli che magari si abbracciano, si incontrano, non ci vediamo da un mese, bacini e cose varie, insomma, quella è una preoccupazione. Quindi trasporti, queste sono le preoccupazioni dei genitori in questo momento, trasporti e assembramenti fuori dalla scuola. Daniela. Allora, rispetto ai trasporti, le notizie che noi abbiamo, e le abbiamo certe, nel senso che noi tante volte nelle settimane scorse abbiamo avuto delle riunioni con il prefetto. È vero, Vito, c'eri presente anche tu. Il prefetto ci ha rassicurato, anzi, ha organizzato tutta una serie di riunioni con noi, ma anche con i titolari delle autolinee, così come anche l'AMAT era presente. Hanno assolutamente organizzato, così ci è stato detto, un aumento delle linee e anche delle macchine a disposizione per i trasporti dai comuni. Oltretutto, proprio prima... Ma avete quindi anche notizie del fatto che adesso ci sono gli autisti? Bella domanda, bella domanda questa. Allora, io posso dire una cosa. Il potere dei dirigenti scolastici non arriva fino Volevo sapere se avevate notizie a proposito degli autisti. Allora, in realtà abbiamo avuto noi, ci è stato mandato un piano, proprio io l'ho pubblicato per esempio nel nostro sito, un piano degli aumenti che ci sono paese per paese. Tra l'altro, per esempio, mi costa personalmente, io ho partecipato perché il nostro provveditore, il dottore Marcanello, mi ha chiamato a un tavolo fatto prima delle vacanze di Natale, perché l'ufficio scolastico ha lavorato alla cremente da questo punto di vista per garantire appunto questo servizio, e ci sono state delle riunioni con l'assessorato al lavoro e con le associazioni di categoria, per cui voglio dire il prefetto, che ha previsto tutto quanto, si è esposto con noi dirigenti
dicendoci che questi tavoli, questi lavori sono stati portati avanti e ci sono state date delle rassicurazioni sull'aumento. La prima settimana sarà ovviamente un po' di studio, ma ci mancherebbe. Voglio dire, non è che voglio essere eccessivamente No, ottimista, perché perché siamo credo. pronti a mandare le telecamere noi, perché noi già siamo pronti, ci stiamo attivando con le nostre truppe, manderemo le telecamere proprio e arriveranno anche da Catania, da Messina, insomma, da tutte le parti per capire come funzionano i trasporti. Noi Perché se riportiamo non quello che ci hanno funzionano i detto. trasporti e continuano gli assembramenti negli autobus, io non vorrei essere al posto dei dirigenti scolastici, perché insomma. No, da questo punto di vista io penso che il posto dei dirigenti scolastici, noi dobbiamo garantire la sicurezza all'interno della scuola. Abbiamo costantemente risposto a dei monitoraggi prontamente, ci hanno chiesti, e spesso dall'oggi al domani, ma noi siamo stati sempre celeri nel rispondere, per garantire la sicurezza. Poi per il resto, per carità, non No, 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 vorremmo... ma io non sto parlando della vostra operatività, perché di quella la sappiamo all'interno della scuola. Abbiamo detto, abbiamo avuto pure il commissario, ci ha detto, state tranquilli perché i dati delle scuole sono bassissimi, bassissimi, cioè 0,37% rispetto agli 1 che avevamo, insomma, e passa anche qualche tempo fa in generale. Quindi questi sono dati di evidenze che loro hanno già dentro e questo dobbiamo crederci in qualche modo, insomma, perché non abbiamo le carte, però ci crediamo. Per carità, è ovvio. Però dico, Io devo dire, quello che arriva da secondo me, fuori, cioè, diventa preoccupante. Se ci sono gli assembramenti ancora sugli autobus, sui treni, sulle altre cose, soprattutto per i pendolari, dico per lei, professore Pecoraro, noi manderemo anche alla stazione. Perché nel suo istituto alberghiero, ricordiamolo, il Pietro Piazza, insomma, arrivano da tante parti della Sicilia. assolutamente sì, sono d'accordo, ma infatti, allora devo dire, da questo punto di vista io sono contento del fatto che l'assessorato ai trasporti e il prefetto ci abbiano dato queste rassicurazioni e noi speriamo che tali siano, perché poi durante gli incontri Daniela, per esempio, era una di quelle che poneva subito delle domande, perché anche Daniela comunque ha un alto tasso di pendolarismo, quindi noi vogliamo che i nostri ragazzi siano cautelati perché devono venire a scuola in tutta sicurezza. Quello che chiedo però io ai ragazzi è che comunque loro rispettino le regole. Questo è molto importante perché noi da canto nostro facciamo di tutto e abbiamo un contraddittorio appunto con assessorati, prefetto, per garantire la sicurezza, ma anche loro devono dimostrare la loro maturità, questo sicuramente, perché quando li vediamo arrivare, magari con la mascherina a mezzo naso, poi abbracci e baci, insomma, non sono i bimbi e ragazzini delle scuole primarie o della scuola secondaria di primo grado, sono un po' più grandicelli e dovrebbe avere una capacità di reagire e di rispettare delle regole differenti, secondo me. Boh, vabbè, io nel frattempo lei stava dicendo questo, ricevo un comunicato dei gilet arancioni che stanno indicendo una manifestazione il 13 prossimo. Vabbè, speriamo che abbiano il buon senso di stare distanziati tutti, lo dico senza alcun timore, insomma, di stare distanziati tutti e di usare le mascherine. Poi la protesta, le manifestazioni sono in democrazia sono lecite. Daniela, per quanto riguarda il controllo del territorio, ecco, fammi un esempio, no? Davanti alla tua scuola, che cosa hai previsto? Hai detto che stai coinvolgendo la protezione civile, ti hanno dato delle garanzie, ci sarà un controllo, i vigili urbani, anche se il sindaco continua a dire noi i numeri non ce li abbiamo. Allora, io in particolare mi riferivo alla giornata di giovedì, che è per me una giornata difficile nella considerazione che entrambe le sedi, sia la sede di Via Fattori sia quella di Don Orione, sono convocate appunto nel medesimo edificio per lo screening. Sì, ho chiesto l'aiuto della Protezione Civile e mi hanno assicurato la presenza di due volontari, così come anche di una macchina dei vigili urbani fuori dall'edificio. Questo per la giornata di giovedì. Per quello che accadrà da lunedì in poi, il sindaco Orlando l'ha ribadito tante volte che alla riapertura delle scuole in presenza ha predisposto un servizio di vigilanza davanti alle scuole e mi risulta che questo sia stato effettivamente realizzato nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado. Qua abbiamo un preside, Vito, che è anche Spero. reggente.
che è anche reggente di una scuola media, quindi ce lo può Allora, lo dire. confermo al rientro delle scuole primarie e delle prime medie, per esempio davanti al plesso Rapisardi di via Caltanissetta erano presenti i vigili urbani, quindi da questo punto di vista posso dire che quello che era stato promesso è stato fatto. E devo dire che secondo me ci si può rivolgere anche a delle associazioni di volontariato, per esempio in questo momento io mi sono rivolto a un'associazione che si chiama Basta Volerlo. Sono delle persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza e che si sono riuniti in forma di associazione e fanno anche un'attività di questo genere, stare davanti alle scuole per favorire i distanziamenti e cose di questo genere. Per Ah. cui Bene, c'è una rete che può funzionare molto bene, se vogliamo. bene, bene, questa è un'altra buona notizia. Oggi è una giornata di ottimismo. Mi viene sempre positivo, ma non lo posso dire. Non lo posso dire Non positivo, non si va può bene. dire perché è terribile. Dunque, ancora a posto, adesso sembra che noi stiamo trasmettendo un po' di ottimismo perché ci scrivono i ragazzi devono rispettare le regole, ma tutti dobbiamo vigilare che queste regole siano rispettate. Quindi un messaggio ai genitori dobbiamo dirlo, no? Dobbiamo darlo perché credo che i genitori, proprio in questo momento, magari sappiamo le difficoltà dei genitori che vanno a lavorare, magari lasciano lì il ragazzo, boom, scende dalla macchina al volo mentre la macchina sta ancora camminando. Insomma, che messaggio diamo, Daniela, ai genitori? Sì, l'alleanza scuola-famiglia è importante perché se, diciamo, a convincere i ragazzi a fare determinati comportamenti non deve essere soltanto la scuola, ma devono essere la scuola e i genitori insieme. Io devo dire che in questi giorni, diciamo, difficili in cui i genitori mi hanno posto tanti interrogativi, lo hanno fatto sia telefonicamente sia attraverso la pagina Facebook della scuola. Come voi sapete, noi abbiamo una pagina Facebook interattiva, grazie a Dio, in cui i genitori fanno delle domande, pongono delle questioni e sono io che rispondo personalmente. Ho notato anche lì una certa paura da parte dei genitori a riportare i figli in presenza. Però questa paura, io credo che la dobbiamo vincere e la dobbiamo vincere, soprattutto non soltanto dal punto di vista emotivo, ma nei comportamenti. Cioè, se anche i genitori ci aiutano a far rispettare delle regole non soltanto dentro la scuola, ma soprattutto fuori, perché io, per esempio, camminando, ho camminato molto poco, però venendo a scuola, cammino. Ho noto che ogni tanto ci sono dei ragazzi, chiaramente non sono i miei alunni, ma parlo in genere dei ragazzi, che a volte vedo, diciamo, vicini tra di loro, anche senza mascherina. E questo è invece un di questo dobbiamo avere paura, dico io ai genitori. Non dobbiamo avere paura di quando i ragazzi sono a scuola, che sono super controllati e super vigilati. Dobbiamo avere paura di quando i nostri figli, i nostri ragazzi sono fuori per strada, magari in comitiva, e lo capisco io perché i ragazzi hanno un grandissimo desiderio di stare in comitiva. No, perché c'è un fattore importante, cioè adesso, cioè da lunedì scorso, possono uscire di pomeriggio. Ecco, Ecco. e io vedo nel tratto di strada che faccio a piedi per venire a scuola da casa mia, vedo dei ragazzini, dei ragazzi anche più grandetti, ma anche più intorno proprio dell'età dei miei liceali, che stanno vicini tra di loro, proprio nel desiderio anche di questa confidenza che finora gli è mancata, anche senza mascherina. E tante volte sono intervenuta che poi magari mi dico, ma chi me lo fa fare mischiarmi? Però dico, l'invito a mettere la No, mascherina. magari la mandano a quel paese, questo è sicuro, perché sicuramente la mandano a quel paese. Professore Pecoraro, anche lei un messaggio per i genitori. Sì, allora, da questo punto di vista, la collega Daniela l'ha detto, c'è questa alleanza tra scuola e famiglia, ma è anche un patto di corresponsabilità che all'inizio dell'anno noi facciamo firmare. Quest'anno nel patto di corresponsabilità tutto il rispetto delle regole anticontagio Covid le abbiamo messe in evidenza, e noi lo sottolineiamo. Cioè, ricordiamoci che nel momento in cui si inserisce a scuola l'educazione civica, nel momento in cui noi diciamo rispettiamo le regole, non dobbiamo dirlo soltanto noi. Chiediamo noi veramente a viva voce alle famiglie
di aiutarci da questo punto di vista, perché il rispetto delle regole non è qualcosa che deve rimanere soltanto scritto. In famiglia si dà il primo momento di educazione, a scuola noi lo continuiamo, quindi insieme lavoriamo perché questo momento pandemico, brutto per tutti e tutte, possa passare Più velocemente. velocemente. Ho 2 minuti Esatto. e vi vorrei sfruttare, proprio vi voglio sfruttare perché Daniela deve anticipare la prossima trasmissione. Il 9 di febbraio è una trasmissione importantissima perché l'esempio, l'educazione dei genitori non deve essere come la signora su TikTok che faceva quelle incitazioni terribili. E noi torneremo a parlare della problematica legata a internet. Io spero di mettere dentro anche in questa puntata che noi dedicheremo interamente perché noi vogliamo fare 90 minuti. Daniela, preparati perché renditi libera perché martedì prossimo faremo 90 minuti, coinvolgeremo veramente grandi personaggi che possono testimoniare, ma vorrei coinvolgere anche i ragazzi perché i ragazzi non sono così tutti così, non sono che se ne fregano, anzi, quando hanno paura di andare a scuola mostrano una certa consapevolezza e questo già è positivo, cioè i ragazzi dicono io non voglio andare a scuola, quelli che ragionano, perché non vorrei portare il contagio dentro casa a mio nonno, mia nonna, ai miei genitori. Questa è consapevolezza della pandemia, no? Loro lo sanno che è pericolosa. Quindi non E poi sono tutti. Roberto, una cosa Sì. importante, nel periodo brevissimo che abbiamo avuto di presenza a scuola, devo dire che i ragazzi e le ragazze si sono comportati in maniera eccellente, hanno dimostrato un rispetto delle regole per i quali io veramente dicevo ogni giorno loro, sono molto contento di voi. Penso che Daniela possa dire lo stesso dei suoi ragazzi e delle A tue parte qualche caso che naturalmente ragazze. Per io carità, sapete per cosa ho carità. fatto? Io faccio come Daniela, io entro dentro tutti i social, adesso mi sono iscritto pure su TikTok, se volete vedermi ballare sono anche lì dentro, però ho anche raccolto dei post veramente inquietanti di ragazzi, di adolescenti che scrivono, per esempio, adesso non vi dico, io so pure nomi e cognomi, però non ve li dico. Allora, una ragazza dice: allora, ci andiamo a fare il tampone e finalmente ritorniamo a scuola. Lui, il suo compagno di scuola, risponde: va bene, però io il tampone non lo faccio. Allora la ragazza scrive: va bene, magari non ti piace il modo in cui ti viene detto, ma è giusto che tu lo faccia. Mia sorella ha varie disabilità e se prende il virus muore. E lui risponde: no, non lo faccio. Anzi, guarda, comincia a ballare alla faccia della quarantena. Daniela. Roberto, che ti devo dire? C'è molta stupidità, ma la cosa triste è che non c'è soltanto tra i ragazzi, ma c'è anche tra gli adulti, perché di Sì. queste cose ne ho lette anche in altri social, non su TikTok perché non lo conosco, ma in altri social leggo anche di cretinate scritte dagli adulti. E chiaramente i ragazzi sono figli, diciamo, di adulti e magari li sentono da queste persone. Dicevi tu, beh, ma noi non dobbiamo scoraggiarci, Roberto, non No, no, dobbiamo perché non sono tutti così, sono una minoranza di deficienti, ignoranti e probabilmente non hanno neanche colpa i ragazzi, perché poi alla fine la colpa ce l'hanno i genitori, perché vuol dire che c'è una storia a monte che non ha funzionato. E infatti, Roberto, tu hai detto una cosa molto bella che io voglio ricordare e sottolineare. Martedì prossimo, a proposito di adulti stupidi e di ragazzi stupidi, c'è il E Safer di morti Youth. come quelle di Antonella, ricordiamola, la piccola di 10 anni. Ecco, c'è il Safer Internet Day, che è il giorno mondiale della sicurezza su internet, dedicata questa giornata alla lotta contro i fenomeni di cyberbullismo e di bullismo. Noi diciamo, attiveremo non soltanto il giorno 9, in cui c'è un webinar con il Ministero della Pubblica Istruzione e il sito Generazioni Connesse, ma anche nei giorni a seguire attiveremo tutta una serie di iniziative proprio per educare non soltanto i giovani, ma anche i genitori ad un uso consapevole dei social e del web, perché la scuola va Bene. fatta in
ragazzi, Bene. ma va fatta anche ai genitori, cioè una scuola per i genitori sull'uso consapevole dei social. Va bene, l'abbiamo detto, quindi appuntamento a martedì prossimo. Ogni martedì noi arriviamo con lo speciale scuola. Grazie professor Pecoraro e in bocca al Grazie a voi. lupo, così si dice, ma viva il lupo, Viva il per lupo, esattamente. lunedì prossimo e per tutto quello che sarà questo anno scolastico, che speriamo non si ferma, non si fermi più. Grazie Daniela, a martedì prossimo. Grazie. Grazie Roberto, Arrivederci, grazie Vito. arrivederci. Grazie.